sorelle, cari fratelli, ancora oggi vi raggiungo dalla nostra chiesa in questa seconda domenica dopo Pasqua. Siamo riunite nel suo spirito, anche se non possiamo essere qui tutti e tutte presenti. Perché il Dio della vita ci incontra, ci chiama a servirlo, la sua presenza ci guida, la sua parola ci libera, il suo amore ci illumina. Il tema di questa domenica è la misericordia di Dio, perché noi crediamo in un Dio che non si disinteressa di noi, anzi, che si prende cura di ogni essere umano, di ogni creatura, di tutto questo nostro mondo. La Bibbia, nel primo e nel secondo testamento, esprime questo amore incondizionato è gratuito di Dio nei nostri confronti, con l'immagine del buon pastore. Come nel bellissimo Salmo 23, questo testo, questa preghiera di fiducia, testo molto consolatorio. L'evangelista Giovanni vede questo amore incarnato in Gesù Cristo. Gesù Cristo che nel 10° capitolo del Vangelo di Giovanni presenta se stesso come il buon pastore. Leggo dal Vangelo di Giovanni dal capitolo 10 i versetti da 11 a 15 e poi i versetti 27 e 28. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore e al quale non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga. E il lupo le rapisce e le disperde. Perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie, e le mie conoscono me, come il Padre mi conosce e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. E io do loro la vita eterna e non periranno mai. E nessuno le rapirà dalla mia mano. Gesù è il buon pastore, difende i suoi anche al costo della propria vita. Si fa conoscere attraverso questo prendersi cura. E anche proprio perché ci conosce, si interessa a noi, interviene per noi. Fratelli e sorelle, noi come credenti che vogliono seguire l'esempio di questo buon pastore, siamo anche noi chiamati a prenderci cura reciprocamente gli uni degli altri. Martin Lutero parlava del sacerdozio universale, possiamo anche dire tutti e tutte siamo chiamati ad essere pastori e pastore per le persone più fragili, più fragile. È doloroso, è insopportabile che in questo momento, in questa nostra situazione, prendersi cura gli uni degli altri e soprattutto prendersi cura delle persone più fragili
vuol dire rimanere a distanza, stare lontano. Proprio in questa situazione più facilmente ci rendiamo conto dei nostri limiti o addirittura ci viene proprio impedito di accompagnarci, di sostenerci, di proteggerci a vicenda. È importante ascoltare le parole consolanti del Salmo 23 o anche del Vangelo di Giovanni che ci dicono che per Gesù, che per Dio non esistono questi limiti e queste distanze, che proprio dove noi ci scontriamo con la nostra limitatezza, dove noi dobbiamo cedere alla stanchezza, Dio stesso in Gesù ci sostiene o addirittura ci porta. E questa promessa di Dio nei nostri confronti non vale soltanto nella nostra vita, perché dice Gesù nel Vangelo di Giovanni: io do loro vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Perciò neanche la morte può rapirci dalla mano di Gesù e di Dio. Ne erano certi i primi cristiani che hanno scelto proprio questa immagine del buon pastore per i luoghi di sepoltura, immagine che troviamo anche nelle catacombe. Gesù che porta, che sostiene le persone anche oltre alla vita. Come per dire, quando noi siamo sfiniti, quando siamo stanchi, Dio stesso, nella sua grande misericordia, ci porterà dalla morte a vita nuova, dal buio alla luce, dalla prigionia alla libertà. Amen. Raccogliamoci in preghiera. Dio nostro, in Cristo tu ci hai cercati, ci vuoi ricondurre a te, rafforzarci, guarirci. Tu ci hai liberati, perciò non siamo più condannati a vivere sotto i condizionamenti di questo vecchio mondo. Tu vuoi darci l'opportunità di vivere in una totale apertura a te e gli uni verso gli altri, verso tutti gli umani. Permettici di scoprire come seguire te, come fare la tua volontà, come diventare pastori, pastore gli uni per gli altri, seguendo il tuo figlio. Vogliamo diventare pronti a cercare chi si è allontanato, chi si è perso, a rialzare chi è troppo stanco, a ricondurre a te chi si è smarrito, a fasciare chi è stato ferito dai colpi della vita, a dare forza a chi è malato, a sostenere chi è in lutto. Aiutaci affinché possiamo diventare oggi, qui, testimoni della tua misericordia, del tuo amore incondizionato, gli uni per gli altri, nel nome di Gesù, nostro buon pastore. Amen.